Allora, buongiorno a tutti. Oggi supporto al laboratorio è Enzo che avete conosciuto questi giorni. Ma si sente il microfono, no? Si sente? Sassa, si sente. Enzo sarà il nostro supporto al laboratorio e vi guidiamo insieme nel disegno di caratteri modulari. Questo tipo di laboratorio è per noi un laboratorio già super collaudato nella sua versione di base. Oggi facciamo con voi una sperimentazione sull'onda delle attività che abbiamo fatto con Nunzia, quindi introduciamo la variante del colore. Per cui sulla scorta dell'esperienza percettiva del colore, vi chiederemo di introdurre, oltre alle questioni formali del disegno del carattere, anche le questioni legate ai pesi visivi dei colori, alla percezione che voi ne avrete. Lavorerete in gruppo, ogni tavolo progetterà un alfabeto diverso e comporrete un pangramma. Per quelli che sono stati miei studenti, sicuramente si ricordano cos'è un pangramma. Per quelli che non hanno mai avuto a che fare col Politecnico di Bari, un pangramma è una frase che di senso compiuto, o presumibilmente di senso compiuto, che contiene tutte le lettere dell'alfabeto. Ci sono alcuni esempi anche di pangrammi perfetti che scrivono tutte le lettere dell'alfabeto addirittura senza ripetizioni. C'è uno famosissimo di Umberto Eco, poi lo potete cercare su internet. Per cui oggi il computer ci servirà solamente per la definizione del pangramma. Potete scriverlo voi il pangramma oppure cercarlo su internet, ce ne sono di famosi. Il più famoso pangramma in inglese è The Quick Brown Fox Jumps Over a Lazy Dog. Sicuramente vi siete imbattuti in questa frase. Su tutti i siti di caratteri tipografici si trova questa frase che ti aiuta a guardare i caratteri, per cui puoi guardare tutte le letterine senza che ti sfugga niente. E, quindi tornando a noi, scusate, ci siamo persi. Prima di partire col disegno di caratteri modulari, pensiamo di fare una piccola introduzione su come si guardano le lettere e che tipi di alfabeti esistono e che tipi di disegni di caratteri esistono. Allora, le famiglie dei caratteri tipografici si dividono in tre. Di disegno di caratteri si dividono in tre famiglie principali, cioè ci sono i caratteri con le grazie, cioè, che in inglese si chiamano caratteri serif, e i caratteri sans serif, senza grazie, cioè le terminazioni delle lettere provenienti dall'andamento del pennino calligrafico si chiamano grazie, mentre i caratteri senza grazie hanno un andamento più lineare. La terza famiglia di caratteri sono i caratteri monospaziati che vedremo dopo. Poi abbiamo le trasformazioni di testo, cioè il maiuscolo, il minuscolo e il maiuscoletto. Quali sono le differenze? Il maiuscolo contiene tutte le lettere maiuscole e anche i numeri esistono nella variante maiuscola e minuscola. Non è semplicemente un vezzo, quando scrivete al computer ci sono dei caratteri che hanno i numeri ballerini, cioè questi che vanno su e giù rispetto alla linea di base del carattere, ma è una necessità ottica, per cui nel rigo, componendo un rigo di testo minuscolo, quando si utilizzano invece questo tipo di caratteri, si creano dei vuoti estremamente più rilevanti che nel minuscolo, per cui nella pagina si percepisce un bianco diverso dove ci sono quei numeri.
nei caratteri ben disegnati e nei software di impaginazione è possibile decidere quali tipi di numeri utilizzare rispetto al testo che stiamo usando. Cioè, se sto componendo un testo corrente e ho intenzione di utilizzare i numeri, dovrei utilizzare i numeri alto-bassi. Se sto scrivendo un titolo, per esempio, tutto in maiuscolo, dovrò utilizzare i numeri alti. Per cui i numeri maiuscoli, appunto, per cui nei software di impaginazione, nelle funzioni che si chiamano open type delle font, è possibile chiedere al programma di prendere un set di numeri piuttosto che un altro. Poi, se qualcuno di voi lo vuole vedere praticamente nel software, dopo ve lo faccio anche vedere. Invece c'è la variante maiuscoletto, che in realtà ha lo stesso peso visivo del minuscolo. Cioè, lo spessore delle lettere è disegnato su quello delle minuscole. Normalmente le lettere maiuscole, avendo una dimensione differente, hanno anche un differente disegno delle aste verticali e orizzontali, che normalmente sono più sottili rispetto a quelle del minuscolo. Generano un grigio diverso della pagina. Per cui, quando inseriamo per esempio degli acronimi in maiuscolo dentro il testo, si percepisce che a quel corpo, rispetto al minuscolo, il maiuscolo appare molto meno contrastato, per cui crea molto più bianco nella pagina. Per gli acronimi nel testo corrente normalmente andrebbe utilizzato il maiuscoletto invece. Questo invece è una variante di maiuscolo, minuscolo e maiuscoletto di caratteri senza grazie. Poi ci sono le variazioni di tondo e corsivo, che sarebbero regular e italic, da non confondere con, questa è la variante sans, con il regular e l'inclinato, lo slanted. Qual è la differenza? Un testo corsivo, un carattere corsivo, prevede un ridisegno delle lettere, mentre la versione slanted è semplicemente inclinata. Chiaramente nel ridisegno cambiano tutte le questioni di crenatura delle lettere, cioè lo spazio fra una lettera e l'altra, la forma delle lettere cambia. Nel caso, per esempio, del Fedra, vedete, il disegno del corsivo è estremamente diverso da quello del tondo. Poi ci sono le differenze di peso. Regular, tondo o grassetto. Cioè, lo stesso disegno viene incicciottito. No, non è vero, viene ridisegnato. Quindi applicare una linea di contorno alle lettere è sbagliato. Le lettere in thin o in light o in extra bold, in ultra, in black, vengono ridisegnate perché lo spazio fra le lettere, la proporzione fra i vuoti e i pieni delle lettere vengono tutti riprogettati secondo la quantità di nero che generano. Tra l'altro, come suggerisce Enzo, cambierebbe anche l'altezza delle lettere, si chiama l'occhio della lettera, se andassimo semplicemente a disegnare un bordino intorno alle lettere. Quindi più si sale, diciamo che definiamo come carattere di base il nostro regular, e poi più andiamo verso l'alto più abbiamo varianti più leggere del carattere, quindi light, thin, ultra thin, extra light e così via. E più andiamo verso il basso e più ci sono varianti che pesano di più. Il bold, il medium, il demi, il black, l'extra bold, l'ultra black e così via. Ovviamente
ogni scelta di adozione di queste varianti è una variante di significato, cioè quando decido di utilizzare un peso maggiore piuttosto che uno minore e voglio significare qualcosa nel mio impaginato. Normalmente si usa il bold per evidenziare delle parole o delle frasi che ritengo che il lettore debba leggere certamente. Mentre terrò in corsivo, per esempio, varianti di tipo linguistico, cioè parole in inglese o in latino, posso decidere di utilizzare, che ne so, una titolazione allo stesso corpo del testo, ma con una variante di peso maggiore, per esempio. Poi un'altra caratteristica delle lettere è nel disegno delle lettere sono le lettere di tipo condensed o di tipo extended, cioè le lettere che hanno un disegno più compresso o un disegno più esteso. Anche queste lettere non vanno tirate o compresse in maniera manuale nel software, ma le lettere vengono ridisegnate nelle loro varianti, proprio per evitare che la proporzione tra le aste, i pieni e i vuoti, che il type designer aveva pensato nel momento del disegno della sua variante regular, saltino completamente. Volevi aggiungere qualcosa? Queste sono delle varianti di condensed, regular e extended della stessa parola. Poi ci sono i caratteri monospaziati. I caratteri monospaziati, per capirci, sono quei caratteri che si utilizzavano nella macchina da scrivere, cioè che la macchina da scrivere componeva le lettere in maniera sequenziale e ogni lettera occupava esattamente lo spazio della lettera precedente, per cui una I o una M, o una O, o una P, avevano esattamente lo stesso ingombro. Cioè immaginate tanti mattoncini della stessa misura che si mettono uno accanto all'altro. Mentre normalmente con i caratteri non monospaziati, vedete, una I occupa molto meno spazio che una M. In un carattere monospaziato i caratteri vengono ridisegnati perché visivamente abbiano lo stesso peso fra di loro. Infatti il caso della I è un caso esemplare perché normalmente vengono aggiunte queste grazie molto evidenti, altrimenti si creerebbe un vuoto nel disegno che peserebbe più della lettera stessa. Questo è un esempio di due parole scritte con un carattere sopra con crenatura non monospaziata e sotto monospaziati, quindi lettere parole con lo stesso numero di lettere occupano esattamente lo stesso spazio. Un caso particolare che probabilmente oggi potrebbe venire anche in vostro soccorso nel caso delle esercitazioni che faremo oggi è il caso dello Unicase, nel quale lettere maiuscole e minuscole hanno la stessa altezza, hanno lo stesso occhio, ma pur avendo un disegno completamente diverso. Vedete per esempio la E, o nel caso della scritta Unicase la A, sono disegnate con aste verticali e orizzontali dello stesso peso, sia nella versione maiuscola che minuscola. In realtà le due versioni coincidono, è un'unica variante. Un caso, diciamo, famoso in Puglia è quello di Bollenti Spiriti. La fonte di Bollenti Spiriti è una Unicase, se ci fate caso, comprende sia lettere maiuscole che lettere minuscole. La fonte si chiama Fono. Adesso vediamo. Adesso Enzo invece vi racconta quello che normalmente non si vede dentro i caratteri e che invece c'è. Eccoci. Dunque, quando osserviamo delle forme in uno spazio bidimensionale,
in particolare dei caratteri, cerchiamo di inseguiamo una omogeneità visiva, cioè facciamo dialogare forme con angoli vivi, con forme tonde, e facciamo in modo che queste qui, se lo vogliamo, abbiano lo stesso peso nella pagina. Dato che il disegno di caratteri comprende una serie davvero differenziata di forme, perché io posso disegnare una A maiuscola che è molto spigolosa o una S che è molto rotonda, e visto che nel disegnare un carattere io ho bisogno che queste forme differenziate dialoghino fra loro e che quindi stiano bene assieme, ho bisogno di ricorrere ad alcuni accorgimenti che se non facessi questo le forme risulterebbero divise fra di loro, risulterebbero distanti. Alcune di queste correzioni ottiche riguardano l'ingombro, cioè le altezze, le dimensioni stesse delle forme, altre riguardano le posizioni di alcuni elementi e altre ancora la continuità della linea, ma adesso le guarderemo una per una. Che cosa significa correggere, cioè perché devo correggere otticamente una forma e una lettera in particolare? Beh, perché evidentemente voglio che quel disegno venga percepito in un modo specifico. Se guardiamo gli esempi capiamo meglio. Diamo un'occhiata allo spessore dei tratti. Ci sono dei caratteri, prima abbiamo visto che esistono caratteri con grazie e senza grazie. Nella maggior parte dei casi, all'interno dei caratteri senza grazie, ci sono dei caratteri con monolineari, diciamo, cioè che hanno i tratti sempre dello stesso spessore. Sempre dello stesso spessore. In realtà non è così. Questo credo sia un Universe o un Helvetica. Comunque un carattere bastoni monolineare. In questo carattere quello che il type designer, probabilmente Frutiger, ha cercato di rendere è che tutti i tratti orizzontali, verticali, fossero dello stesso spessore. Per fare questo è dovuto intervenire sullo spessore stesso, cioè gli spessori in realtà non sono uguali. Questa T, che sembra avere il tratto orizzontale e quello verticale dello stesso spessore, se noi andiamo a misurarli, scopriamo che in realtà il tratto verticale ha uno spessore di 100 e quello orizzontale di 86. Se l'avessi disegnata con gli spessori esattamente geometricamente identici, avrei ottenuto un effetto invertito. Se io provo a ruotare di 90 gradi la stessa T, giuro che non ho modificato il disegno, scopro come la correzione si inverte, cioè il tratto che dovrebbe essere più sottile per correggere la percezione diventa quello più grosso, e quindi se la giro magicamente sembra esserci una differenza abissale. Quindi qual è la regola che viene fuori? I tratti orizzontali devono essere sempre leggermente più sottili di quelli verticali, perché l'occhio tende a incicciottirli, cioè tende proprio a cadere, a dilatarsi, come se colasse, non so. E alla domanda quanto deve essere più sottile? Alla domanda quanto deve essere più sottile, allenate il vostro occhio. Questa, no, non c'è una regola. Nel senso che poi dipende anche dal contesto, e molte volte dipende anche dal sistema, dipende dal se è nero su bianco o se è bianco su nero, perché poi c'è tutto un mondo anche dietro a questo. Ovviamente la stessa regola non vale solo sulle lettere che hanno tratti ortogonali o comunque tratti con angoli vivi, ma vale anche per esempio nelle lettere tonde come nella O. Se io vedete che quello che prima era 100, adesso è 105. Questo perché? Perché il peso che ha un'asta di uno spessore costante a 100 è un certo peso. Se io invece ho un tratto che solo in un punto arriva al massimo spessore di 105, ma poi comincia
a rastremarsi, ad assottigliarsi, beh, peserà di meno, quindi dovrò compensare questo calo di peso, perché altrimenti se mettessi la T vicino alla O, la O sarebbe troppo leggera, diciamo. Stesso esperimento, stessa prova, se ruoto la O, improvvisamente diventa una cosa molto, con spessori di tratti molto diversi. Un'altra correzione riguarda la posizione dei tratti all'interno delle lettere. Prendiamo delle lettere come E e H, dove io voglio che, se lo voglio, posso diciamo, desiderare che il tratto centrale della E e dell'H debba apparire centrato in altezza, cioè debba apparire al centro della, della lettera. Per fare questo, in realtà, devo sollevare leggermente i tratti. Vediamo che il bianco della E è 225, 239 in basso, quindi una differenza non enorme, però sensibile. Se anche qui provo a ribaltarle, queste sono specchiate rispetto all'asse orizzontale, bene, vedo come si vede, cioè si nota una differenza, altrimenti è tutto inutile, voglio dire. Correzioni dimensionali. Ah, ovviamente tutte queste regole che si applicano nel disegno degli alfabeti e delle lettere si applicano anche nel disegno di altre forme, cioè se io cioè non vale solo se disegno una E, se io ho una pagina e devo metterci una banda nera al centro, beh, dovrò sollevarla leggermente perché appaia al centro esatto della pagina. Cioè non fidatevi sempre troppo della, della geometria, fidatevi soprattutto, anche e soprattutto del, del vostro occhio. Allenatelo, perché va allenato. Dicevamo, la correzione di dimensioni. Le lettere, nell'alfabeto ci sono lettere con i tratti orizzontali che poggiano su quella che si chiama linea di base, cioè su quella che è la, la linea su cui tutte le lettere poggiano, e ci sono lettere curve. Bene, le lettere curve, questa riguarda la, la correzione in verticale, va bene, questo lo vedremo dopo. Allora, il disegno delle parti inferiori della lettera e delle parti superiori. Nell'S e nella Z vediamo come la parte superiore è leggermente più piccola di quella inferiore. Anche qui, se io provo a ribaltare questa S, che sembrava essere in effetti avere lo stesso ingombro sopra e sotto, se io semplicemente la vado a specchiare, diventa più che macrocefala. Stessa cosa per la Z, anche se leggermente meno evidente. Seconda correzione dimensionale, il discorso è simile, però vediamo che appunto nell'alfabeto ci sono lettere come la E, la X, che hanno dei tratti che poggiano, sono perfettamente orizzontali alla base, e altre che invece hanno un tratto curvo. Se io provo a rendere, cioè se rendo visibile la linea di base, vedo che la E vi poggia perfettamente, e invece la O, cioè le lettere tonde, sporgono leggermente. La X poggia, la S sporge, la U sporge e la G sporge. Questo perché, questo lo vediamo, vediamo un esempio ingrandito, se io provassi a portare le lettere tonde alla stessa altezza, geometricamente alla stessa altezza delle lettere dritte, e togliessi il riferimento, avrei che la lettera tonda sembra avere un ingombro molto inferiore. Questo ovviamente è un discorso che vale anche nel momento in cui voi avete un quadrato e a fianco avete un cerchio o una sequenza di forme. Cioè non è detto che un quadrato che abbia un'altezza di 100 pixel o di 10 centimetri debba stare a fianco a un cerchio che abbia un raggio, un diametro di 10 centimetri. Anzi, quel cerchio dovrà essere leggermente più grande perché appaia della stessa dimensione. E alla domanda? Alla domanda di quanto? Nessuno lo sa meglio del vostro occhio. Allenate l'occhio. La stessa correzione, se ci pensate, viene applicata, perché abbiamo di fatto un rettangolo e un cerchio, viene applicata nel disegno della I minuscola. Il puntino è molto più grande, ha un raggio
ha un diametro molto più grande della misura della base del rettangolo dell'asta. Se il puntino fosse della stessa larghezza, vedete come sarebbe piccolo, insignificante, cioè è proprio, non sembra neanche appartenere alla stessa lettera, cioè sembra che sta volando via. Adesso ritorniamo a Kandinsky, ma è vero, sembra che parta verso l'alto. Continuità e parallelismo. Lettere come la X, e quindi in generale tratti, forme che incrociano altre forme, quasi mai vanno disegnati con una continuità geometrica, perché l'occhio, cioè se la forma si interrompe, sparisce sotto un'altra forma. Questo vale anche se per esempio avete un rettangolo nero e una fascia diagonale più chiara, rossa, non lo so, che lo taglia in diagonale. Se voi semplicemente sovrapponete il rettangolo nero alla fascia rossa, beh, non sembreranno continui. Perché sembrino continui, dovreste tagliare la forma superiore e quella inferiore della forma che passa sotto e spostare leggermente la parte superiore o quella inferiore. Perché l'occhio cioè immagina quello che non vede e lo immagina inventando. Cioè l'occhio aggiunge delle informazioni che non ha in realtà, cioè che non sta vedendo in quel momento. E quindi tutte queste cose vanno considerate. Quindi in realtà la regola davvero più ampia che si possa dare è, se sì, le regole geometriche possono essere importanti, sono importanti per avere una precisione, eccetera. Però dopo non devono essere le regole geometriche a comandare come disegno un carattere, ma non soltanto. Cioè dopo chi deve dare il giudizio finale è l'occhio, perché è con l'occhio che noi guardiamo. E l'occhio è uno strumento incredibilmente preciso, ma ha le sue regole, che a volte non coincidono con quelle della geometria euclidea, o adesso non voglio avventurarmi in territori che non mi appartengono. Va bene, passiamo... Di oggi, soprattutto nel caso di tipografia di tipo geometrico, di tipo modulare, quindi apparentemente geometrico, avere una visuale sul disegno dei caratteri vi potrebbe aiutare. Probabilmente la cosa più utile di tutto questo ragionamento è di tenere presente questi allineamenti delle lettere curve sopra sotto la linea di base, sopra sotto l'altezza delle maiuscole. Allora, nell'esercitazione di oggi, oltre a chiedervi di affidarvi al vostro occhio sia per le questioni compositive delle lettere che per quelle del colore, vi chiediamo di disegnare un alfabeto completo, almeno nella variante maiuscola. Se riuscite anche nelle versioni minuscole e con i numeri, ma non credo che arriverete a tanto, però ci accontentiamo anche solamente del maiuscolo, e di comporre questo pangramma. Allora, la strategia di azione di oggi è fare molte prove. Come suggeriva Nunzia, l'unica strada per disegnare le lettere è provare a disegnarle. Quindi abbiamo portato qua tanti fogli per fare le prove, e poi disegnerete il pangramma sul foglio finale, che è questo qui. È un cartoncino di formato 70-100 sul quale comporrete il vostro pangramma. Potete decidere di andare su internet, cercare il pangramma che vi piace di più. Ci sono dei siti di pangramma generator dove potete deliziarvi con un pangramma d'autore, progettato da voi, oppure potete cercarne qualcuno di qualche autore che ne ha prodotti più di uno. Vi chiederei di disegnare le 26 lettere, quindi pangrammi in italiano, se li trovate, devono contenere anche le lettere X, Y e la W, la J e la K. Altrimenti cercate un pangramma in inglese. Dopodiché
visto che Enzo c'ha più voce di me, vi legge la traccia e io intanto ve la distribuisco. Allora, qualcuno forse sa che cosa andremo a fare stamattina, chi non lo sa forse è stato... ha avuto una visione sbagliata rispetto, cioè Michele continuava a dire ok, disegnate un carattere. In realtà quello che faremo oggi non è esattamente disegnare un carattere usando carta e penna, ma in realtà cercheremo di ottenere un carattere utilizzando dei timbri, utilizzando delle forme di base. Queste forme di base sono, cioè appartengono a un mondo altro rispetto a quello della tipografia, cioè sono pezzi di qualunque natura, tappi di penne, pezzi meccanici, stralci di cornici, eccetera, che abbiamo lì in fondo, e quindi avrete due cassettone da cui pescare i vostri pezzi. Come li scegliete questi pezzi? Cioè perché dovete scegliere un pezzo piuttosto che un altro? Scegliete un pezzo in base alla forma che genera intingendolo nell'inchiostro. Adesso vi daremo delle vaschette con delle spugnette, quindi dei mega tamponi. Sceglierete quel pezzo in base alla forma che genera. Usando tre elementi, cioè tre forme generate, ma adesso leggiamo insieme la traccia, dovrete comporre l'intero alfabeto, cercando una coerenza dimensionale, visiva, di pesi, eccetera. Normalmente questo laboratorio lo facciamo utilizzando solo un colore, di norma il nero perché siamo persone eleganti, ma in realtà data per l'occasione abbiamo deciso di aggiungere l'elemento del colore. Allora ve lo spiego prima, anzi no, leggiamolo. Qualunque oggetto di uso quotidiano, recuperato e decontestualizzato, può essere usato impropriamente come timbro. Questi timbri, opportunamente scelti in relazione alla forma che generano, possono diventare i moduli di base da replicare e configurare per ottenere le lettere di un alfabeto. E questa l'avevamo appena detta. Queste sono regole. Se le rispettate tutte, non c'è altro da aggiungere. E le leggiamo. Ogni pezzo può essere usato da qualunque lato. Solo come... Posso spostarmi o lo streaming... Cioè, posso andare in fondo usando... Ah, ok. Faccio interattiva. Allora, ogni pezzo può essere usato da qualunque lato, solo come timbro e non come strumento tracciante. Allora, pezzo di un aspirapolvere. Se io lo intingo di qua, ottengo un cerchio e lo timbro. Se lo intingo di qua, ottengo due linee parallele. Se lo uso di qua, ottengo una forma che ricorda una C un po' sbilenca, eccetera. Quindi ognuna di queste forme può essere una delle tre forme che io utilizzerò per generare il mio alfabeto. Che significa che non posso usarlo come strumento tracciante? Non posso intingerlo nell'inchiostro e disegnare una S. Cioè questo non va bene, sembra banale, ma... L'altra cosa che scopriremo che non posso fare è disegnare una S facendo ta 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 20 volte. Ok, questa è una. Per quanto possibile, il modulo scelto dovrà essere replicato ogni volta nello stesso modo. Che cosa significa? Che se io timbro tutte le volte, siccome stiamo usando dei timbri che non sono propriamente dei timbri, sarà difficile ottenere sempre la stessa identica forma, ma l'obiettivo è quello lì, cioè devo cercare di ottenere una forma pulita che sia il più possibile sempre la stessa. Associa ad ogni modulo un unico colore per realizzare l'intero alfabeto, cioè io scelgo il pezzo numero 1, il pezzo numero 2, il pezzo numero 3, questo sceglierò che è rosso, il secondo che è nero, il terzo che è verde, e per tutta la creazione dell'alfabeto questo pezzo qui sarà di quel colore e lo userò sempre con quel colore. Nel comporre i moduli stai attento alle sovrapposizioni, sovrastampa, che potrebbero generare altri colori. Nel definire le lettere tieni conto del peso visivo di questi altri colori. Dato che le forme che timbro possono sovrapporsi, può succedere, se timbro un giallo molto chiaro o molto diluito su un blu, può succedere che venga fuori il verde. Se questo accade, questa cosa qui non è sbagliata, ma va tenuta in considerazione nella composizione generale.
I moduli con cui comporre l'alfabeto dovranno essere minimo 2 e massimo 3. Quindi se scegli di usare un pezzo da tre lati, 1, 2 e 3, ho raggiunto il massimo. Cioè non posso scegliere tre pezzi e usarli come mi pare. Cioè quello che conta è la forma timbrata. Quindi sono minimo 2, massimo 3. Scoprirete che io non ho mai visto nessuno farlo con 2, quindi in realtà saranno, credo, 3. Esatto. Il punto successivo infatti dice: ogni lettera dovrà essere composta da almeno 2 moduli. Perché questa questione non è una questione di divertimento e sadismo nostro, questa è una questione di carattere sistematico, cioè ridurre il modulo, ridurre la lettera a un solo modulo fa cadere il sistema delle lettere, cioè in quella lettera si perderà la sistematicità con le altre, potrebbe essere la lettera di qualunque altro alfabeto, invece con almeno 2 moduli resti nel sistema che hai progettato, quindi il caso più evidente è quello della I, dove basterebbe probabilmente un solo segno, e invece bisogna cercare la strada per utilizzare almeno 2 dei moduli che avete deciso di adoperare. Quindi vi consiglierei di individuare le lettere problematiche e di fare la sperimentazione dei vostri pezzi proprio sulle lettere che ritenete possano essere più complicate da gestire. Intanto allestiamo, adesso vi spieghiamo. Una volta capito l'ingombro approssimativo delle lettere, perché ovviamente in base ai pezzi che scegliete qualcuno avrà un alfabeto con le lettere alte 5 cm, qualcun altro avrà le lettere alte 10 o 15, speriamo non di più. Quindi capito l'ingombro di una lettera in altezza capirete approssimativamente quanto occuperà il pangramma scritto con il vostro alfabeto. Quindi una volta capito l'ingombro approssimativo delle lettere, scegli un supporto adeguato per la composizione finale. Dividi lo spazio a disposizione in base alle esigenze compositive e scrivi un pangramma a tua scelta. I consigli e le raccomandazioni sono gli stessi che potreste scrivere da soli con un po' di buon senso, nel senso ricorda che stai progettando un alfabeto e non singole lettere. Nei limiti dei vincoli cerca di creare lettere coerenti tra loro, sia per forma che per dimensione. Non attenerti ad una griglia geometrica, anche se il modulo è geometrico. Giudica la posizione dei moduli con i tuoi occhi, non misurarla matematicamente. Evita di usare il modulo come se fosse un pixel, quella cosa che dicevamo prima. I timbri sono di materiali diversi, plastica, legno, metallo. Cerca il risultato migliore con il timbro che stai usando, il modo migliore di inchiostrarlo e di imprimerlo. Anche qui, quando farete i primi tentativi di timbrare, scoprirete che non è come timbrare con un modulo di gomma intinto in un tampone con un inchiostro per timbri, dove tutto è perfetto per funzionare in quella maniera. Chiaramente questo è un sistema adattato, quindi bisogna capire quanto inchiostro devo caricare nel tampone, quanto lo devo imprimere, ogni quante timbrature lo devo imprimere di nuovo, quanto devo pressare, eccetera. Quindi nel provare le forme delle lettere provate anche questa cosa qui, in modo che poi quando scrivete il pangramma alla fine avrete acquisito una tecnica dignitosa. Di molti dei pezzi a disposizione, quasi di tutti in realtà, ce n'è uno solo, ricorda che non sono più spazzatura ma sono stati promossi a strumenti di lavoro, perciò abbine cura e fa che ritornino al loro posto sani e salvi e il più puliti possibile. Firmato Maria Rosaria Di Gregorio. Va bene. Allora, direi che... Allora, alla fine i pezzi vanno risciacquati e riposti nella cassetta. Una questione, diciamo, logistica è che una volta che avete individuato i vostri pezzi, quelli che non vi servono, li dovete riporre nella cassetta in modo che un altro gruppo magari che sta disegnando un alfabeto diverso possa utilizzare quel pezzo che voi avete scartato. Per cui fate le prove più rapidamente possibile, come diceva Nunzia Coco e anche Bruce Mao, sbagliate rapidamente
e riportate i pezzi a posto in modo da dare la possibilità agli altri di utilizzarli. Ok, questioni tecniche. Allora, come tampone, quello che di solito è il tampone dei timbri, siccome abbiamo pezzi di grandi dimensioni, è una tecnica più grossolana, direi. Allora, ci sono vaschette, alluminio o plastica, indifferente, e due tipologie di spugnette, quelle normalmente che si usano in casa. Allora, ci sono quelle più spesse e più spugnose e quelle più sottili, molto assorbenti. Allora, qual è il principio? Il principio è prendere una vaschetta, metterci dentro una spugnetta di queste più spesse e assorbenti. Lui lo voleva da Art Attack, ma non gliel'abbiamo mandato. Fatto. Caricarla, caricare con l'inchiostro, caricare, intendo spruzzare l'inchiostro qui sopra, anche lì dovreste capire quanto ve ne serve, non troppo, nel senso non riempite la vaschetta con l'inchiostro, perché sennò diventa Art Attack davvero. Si deve impregnare di inchiostro, anche se ne va un po' sui bordi in abbondanza non succede nulla, però non caricate troppo. Una volta caricato con l'inchiostro ci mettete sopra, proprio ce l'appoggiate, questa più sottile, l'inchiostro da sotto passerà sopra. Perché mettiamo questa? Perché siccome assorbe molto di più, il colore si dispone in maniera un po' più uniforme sulla superficie, quindi quando poi ci mettete il timbro evita che si creino troppe gocce sui lati. Diluizione del colore. Il colore non va usato puro perché è troppo denso, va leggermente diluito. Ovviamente un consiglio è lo sa il vostro occhio, no, non lo sa la vostra, cioè provate. Dovrebbe essere, non so, volevo dare un riferimento di pastosità, non so, come lo yogurt, come la... Provate, deve essere, sì, no, non diluitelo troppo perché altrimenti viene sciacquato. Un'ultima cosa, ci sono dei cartoni qui dietro, sono utili perché quando provate a timbrare, dopo che avete inchiostrato, provate a timbrare, il tavolo è troppo duro, quindi non riuscite a fare pressione. Il cartone messo sotto il foglio che andate a timbrare è utile perché vi permette di fare più pressione e quindi di imprimere la forma nel modo migliore. Quindi siccome abbiamo tre colori, ogni tavolo avrà tre di queste vaschette strutturate come ho appena detto, lì in fondo ci saranno i pezzi, quando scoprite che non vi servono, eccetera, riportateli perché altrimenti gli altri, cioè non tenetevi 20 pezzi sul tavolo perché li togliereste agli altri gruppi, è consentito scambiarveli, fate quello che, divertitevi insomma. Allora, questioni tecniche diciamo rispetto al posto dove stiamo. Questa è la prima attività che potrebbe fortemente compromettere il posto, per cui potrebbe compromettere fortemente i nostri rapporti con il comune che ci ha gentilmente permesso di stare qua. Per cui vi prego, abbiamo messo il cellophane sui tavoli, perché anche i tavoli ce li hanno prestati, e siccome per terra c'è il parquet, ora per quanto siano a base acqua, mi auguro, i vostri colori, e quindi lavabili, vi pregherei di tenere cura del parquet e delle pareti. Dopodiché vi dico che ho dimenticato di scrivere nella mail delle cose da portare con voi, di portare i vostri vestiti a cui non tenete, per cui per quelli diciamo pensateci voi. Sì, potete girare le magliettine a rovescio. Considerate che l'acrilico, a differenza della tempera, è abbastanza coprente, per cui cioè, potete immaginare che è un colore abbastanza tenace. Sì, allora, esatto, il bagno, come avete visto stamattina, non c'è il bidello, quindi quello che lasciate ritrovate, quindi il bagno alla fine lo puliremo noi, per cui se voi ce lo fate trovare senza le macchie di colore, noi vi saremo molto grati. Prima di concludere, dalla regia ci hanno chiesto di fare una piccola introduzione sulla lezione di Silvia di domani, di laboratorio, e adesso Silvia ci parla due minuti, ci introduce all'attività di domani.
Allora, ciao a tutti, domani è la giornata conclusiva del laboratorio, sì, quindi cercheremo un po' di mettere in relazione tutti i temi che abbiamo affrontato in questi giorni. Non si aveva parlato il primo giorno di colore, poi il primo giorno di forma, il secondo giorno di colore, e oggi loro hanno introdotto il tema della tipografia. Quello che faremo domani è capire, nel momento in cui andate ad affrontare un progetto, come tutti questi elementi entrano in relazione, generando significati complessi che talvolta riuscite a prevedere, talvolta emergono significati dei quali non avevate tanto previsto, che non avevate tanto previsto. Quindi affronteremo temi quali la complessità, e verranno fuori altre parole quali emergenza, auto-organizzazione. La mia idea è quella di proporvi di affrontare questi temi facendo riferimento a quelli che sono i significati di complessità nella scienza, quindi utilizzare un modello scientifico per analizzare ciò che succede nel momento in cui voi affrontate un progetto. Quindi utilizziamo la matematica come strumento di analisi e interpretazione nella progettazione. Nel pomeriggio invece vedremo come la matematica può intervenire come strumento nel momento in cui andate ad affrontare un progetto. Abbiamo già visto ieri, non si aveva introdotto all'utilizzo di processing, e domani andremo un po' avanti nell'uso di processing e vediamo proprio come nel momento in cui voi affrontate la programmazione, per ottenere dei risultati in matematica, dove c'è bisogno di conoscere alcuni concetti di matematica per ottenere un determinato effetto. E quindi l'utilizzo della matematica come strumento di analisi, interpretazione e di progetto, sì. Grazie. Un'altra cosa, non mi sono dimenticato. Qual è l'altra cosa che volevo dire? Va bene, niente. Ok, allora adesso possiamo cominciare. I cartoni stanno là dietro, ognuno si sceglie quelli che ritiene della dimensione rispetto anche ai pezzi che pensa di utilizzare. Vi consiglierei, per la salute dei vostri computer, di toglierli dai tavoli e di togliere tutte le cose che non volete si compromettano in maniera perenne e duratura. Ok, noi saremo in giro per i tavoli, per cui per qualsiasi domanda speriamo di avere una risposta.